Ben ritrovati con la seconda parte di Spunti di Vista dopo il sindaco di Fogliano, Francesco Sonnati, candidato alle prossime elezioni amministrative. Abbiamo una new entry, ovvero uno dei candidati al comune di Bibbiano. Intanto andremo a scoprire anche chi sono i protagonisti del comune più importante del Casentino. Qui con noi è Gianni Brogi, che se non vado errato è stato il primo a scendere nell'arena e dichiarare le sue ambizioni. Me lo può confermare, Brogi? Lo confermo. Buonasera a tutti. Ecco, allora, perché le venuta questa pazza idea di candidarsi? Dico pazza in senso amichevole, perché insomma ci vuole anche un bel coraggio di andare dai cittadini e assumersi certe responsabilità quando i soldi sono pochi, le responsabilità aumentano e obiettivamente c'è sempre da stare con gli occhi aperti. Basta vedere quello che è accaduto a Cortona proprio in questi giorni, e non so se l'amica Francesca Basagnieri abbia mai rimpianto di aver fatto il sindaco per l'incidente, in questo caso di percorso, che è capitato. Siamo scesi in campo per gran senso di responsabilità e per grande amore verso il proprio comune di Bibbiena. Io ormai sono 10 anni che sono esposto nel centrodestra e sono stato amministratore nel comune di Prato Vecchio, tutt'oggi ricopro il ruolo di capogruppo nel comune di Chitignano e sento una grande passione per questa politica territoriale, che è quella più bella alla fin fine. E siamo scesi in campo a Bibbiena proprio per cambiare la politica di questo comune, perché ad oggi abbiamo visto una politica un po' confusa, ovvero abbiamo visto una lista civica sostenuta 10 anni fa dal centrodestra, che poi purtroppo nel secondo mandato questa lista civica è andata un pochino verso il centro-sinistra. Senta, lei si è caratterizzato soprattutto in questa fase, considerando che diciamo un po' è un apolide della politica sotto l'aspetto territoriale, perché sia Prato Vecchio ha dato il suo contributo come consigliere comunale, a Chitignano lo stesso, in pratica sta favorendo un comune unico del Casentino. Sì, indirettamente. Allora, io ho sempre sponsorizzato un comune unico del Casentino, ma non credo però nelle fusioni, ovvero se si deve andare in Casentino a fare delle fusioni, o meglio delle annessioni, credo che si vada a indebolire praticamente tutto il Casentino. Ecco, io mi ricordo di averla intervistata proprio dopo l'ultimo risultato referendario, che di pratica bocciò l'idea di unire Bibbiena, Ortignano e Raggiolo, e mi rilasciò un'espressione molto colorita che però mi colpì. Lei disse a chiare note che queste fusioni avevano puntini. La sintesi è sempre quella? La sintesi è sempre quella, perché sono stati spesi tantissimi soldi in Casentino su questi referendum e ci sono altre priorità in Casentino, e dobbiamo concentrarci veramente sulla sanità, dobbiamo concentrarci sulle vie di comunicazione, e vedere tanti soldi spendere così a noi insomma, ecco, ci inizia un attimino a pesare tutto questo. Ecco, lei naturalmente come area politica e culturale appartiene al centrodestra, però sì, si presenta di fatto contro il centrodestra in una lista civica. Allora, la mia scesa in campo è una scesa in campo proprio portando i valori comunque sia del centrodestra, perché ripeto, io sono 10 anni che sono sceso in campo con la maglia del centrodestra. Quest'anno abbiamo creato una lista civica vera, pura, dove siamo andati a prendere tante persone brave e oneste, trasparenti, con grande entusiasmo, con grande passione, che vogliono mettersi in competizione proprio per il bene di Bibbiena. Ecco. Prego. Ci tenevo a sottolineare, se il centrodestra a Bibbiena non ci appoggia è libero di farlo, ma noi abbiamo una faccia sola, noi siamo sempre stati in campo e abbiamo sempre denunciato le cose che non vanno, a partire dalla sanità e alle vie di comunicazione. Ecco, tra poco torneremo a parlare di sanità, però sono incuriosito da questo suo rapporto, diciamo, tormentato anche con quelli che erano una volta i suoi ex alleati a questo certo punto. Perché per esempio la prima a dire il suo no all'appoggio alla sua lista, alla sua iniziativa, è stata la Lega, che dovrebbe essere il partito magari più sensibile a certe tematiche che arrivano proprio dai territori. Ma questa è una domanda che andrebbe fatta alla Lega stessa. Lei se l'ha chiesto questo? Me la sono fatta questa domanda, ma è una domanda che dovrebbe rispondere la Lega, il perché no alla lista civica di Gianni Brogi.
perché noi, ripeto, abbiamo una faccia sola. Noi siamo sempre stati sotto il comune di Bibbiena a dire ai sindaci vergogna per quello che avevano fatto sul punto nascita. E sotto al comune quel giorno non c'era solamente Gianni Broci, ma c'erano anche partiti del centrodestra, questo lo voglio ricordare. Avevamo la Lega, Fratelli d'Italia e anche Forza Italia. E noi oggi, come allora, siamo... Lei allude alla grande manifestazione che poi trovò il suo culmine con l'arrivo di Carlotta Balzani sul trattorino? Allora, Carlotta Balzani, la battaglia che sta facendo in Casentino è una battaglia nobile e quindi non posso fare altro che dargli merito di tutto questo. Mi piace parlare però di me, ovvero, ripeto, io ho una faccia sola e proprio perché ho una faccia sola voglio continuare a rimanere con quella identità e con quelle battaglie da fare. Allora, la battaglia dell'ospedale di Casentino... Il punto dolens è quello legato all'addio, alla separazione con il punto nascite, e adesso l'ultima polemica del giorno è relativa al trasferimento della responsabile di oncologia. Certo, sono tematiche importanti che fanno veramente male al Casentino. Quello che mi sento dire è questo, noi per andare, diciamo così, a combattere certe situazioni drammatiche abbiamo intenzione, qualora dovessimo diventare amministratori comunali, comunque sia, di andare in Regione Toscana e di chiedere praticamente l'annullamento dei patti territoriali, perché Casentino è un territorio disagiato, è un territorio che ha veramente bisogno di essere aiutato, quindi dalla Regione ma anche dallo Stato a questo punto, perché è un territorio veramente oggi più che mai sempre più scarso e privo di tanti servizi. Senta, perché i bibbienesi hanno un carattere un po' chiuso, così difficile? Se non altro, storicamente, leggevo questo aspetto che mi era sfuggito, che siete stati tra i pochi a votare contro l'annessione al Regno d'Italia quando era il momento di decidere se lasciare o no il Granducato. Avete questa mentalità granducale forse? Noi casentinesi siamo sicuramente bibbienesi, siamo sicuramente ancora con una mentalità un pochino ristretta, però io penso che il mondo va avanti e che grazie a Dio l'informazione e la comunicazione oggi siano il pane quotidiano, e penso che sempre più persone comunque sia abbiano voglia di guardarsi intorno e anche voglia di cambiare, e penso che la mentalità prima o poi, insomma, riusciremo a cambiarla anche a Bibbiena. Ecco, lei è pronto ad un faccia a faccia con i suoi competitor, ne conosciamo già due, Vagnoli, l'assessore designato candidato sindaco proprio sabato scorso nel corso della cerimonia di presentazione di obiettivo comune a Soci, e poi il dottor Galastri, una persona molto nota e apprezzata, quello insomma che so, in Casentino. Potrebbe esserci anche un quarto competitor, anche se ancora non abbiamo le conferme. Ecco, lei teme la presenza di qualificati concorrenti in questa maniera? Allora, io non temo nessuno, se sono qui è proprio perché non ho paura di niente, di nessuno, e rispetto comunque sia a tutti i miei avversari politici, però mi sento una cosa di doverla dire: un candidato sindaco, Vagnoli, fa parte di quell'amministrazione che andò a firmare a chiudere il punto nascita, l'altro è un dottore che lo conosco benissimo, siamo amici e tutto, però anche lui a suo tempo non fece un bel niente per impedire la chiusura del punto nascita. Quindi quando si parla di sanità, con me si tocca un nervo parecchio parecchio dolente, quindi sarà comunque sia un confronto bello, aperto, però rimarrò fermo nelle mie convinzioni di dire che per l'ospedale di Bibbiena nessuno di questi due candidati sindaci veramente ha fatto qualcosa. Uno ha firmato la chiusura insieme al sindaco del punto nascita e l'altro era un medico che all'epoca forse non poteva fare niente, insomma oggi rimpugnare oggi la battaglia dell'ospedale oggi che è in pensione, insomma, ecco, a me sinceramente mi rimane comunque sia un pochino indigesto. Senta Broci, visto che lei ha un sassolino nella scarpa, come diceva quella bella canzone degli anni, lei non era ancora nato, fortuna sua, però vale per lei, era uno di quelli che appoggiò Bernardini 10 anni fa. Allora, le dico la verità, Luigi, io Bernardini l'ho sostenuto con tutto il cuore, ho fatto una campagna per Bernardini 10 anni fa di quelle esorbitanti, mettendoci anima e cuore, perché
credevo in quella persona e perché veramente era una grande, bella persona e lo è anche oggi a livello personale, nel senso che politicamente purtroppo Daniele mi ha tradito. Quando ha cominciato a avere dei dubbi politici su Berlinguer? Nel secondo mandato ho percepito in Daniele un cambiamento che poi la mia percezione poi dopo si è concretizzata, vedendo praticamente che per le provinciali comunque si è fatto una lista insieme a Cornioli di San Sepolcro, facendo da stampella al PD, e io queste cose non le dimentico. Poi dopo abbiamo visto la chiusura del punto nascita, dove andò a firmare i patti territoriali, e un sindaco del centrodestra certe cose non l'avrebbe mai fatte. E lui, secondo il mio punto di vista, doveva continuare con noi, con quei valori, con quel programma che ci eravamo prefissati tutti quanti insieme, perché era una lista civica, è vero, ma era una lista civica sostenuta dal centrodestra. Però l'ultima occasione proprio delle provinciali ha appoggiato pubblicamente la Chiassai. Certo, è tornato con la Silvia Chiassai perché il PD stava facendo acqua in tutti i posti, quindi la sua mossa strategica era quella di ritornare a casa. È tornato a casa, ha fatto comodo sicuramente a Silvia Chiassai, che la stimo, è una grandissima persona, una grande anima, ha fatto comodo a tutto il centrodestra, però io che sono sempre rimasto dentro al centrodestra e non ho avuto mai certi innamoramenti verso altri partiti, torni, però dentro di me insomma, rimane un pochino di rabbia e quindi io non lo posso accettare ed è per questo che ho deciso di non appoggiare più quella lista. Un atteggiamento secondo lei un divago, ecco, diciamo così. Sì, diciamo così. Senta, diciamo regionale così. 71. È la strada della discordia. È la strada della discordia, è la strada dei morti, perché è veramente una strada pericolosa, è una strada che nel 2019 non è veramente pensabile di poter transitare tutti i giorni. Se ne dico stabilimento Sacci lì a Corsalone, per quanto riguarda le competenze del comune di Bibbiena, lei se sarà sindaco si potrà porre o prendere in carico questo problema? Certo. Perché è un vero e proprio mostro. È un vero mostro e tant'è vero che è nel programma a questo punto. La parte che riguarda il comune di Chiuse d'Averna è già stata tutta demolita e qualora diventassi sindaco anche quello sarà una priorità, perché quello è il biglietto di visita del Casentino, non solo di Bibbiena. E quel mostro, come giustamente ha detto te Luigi, va buttato giù il prima possibile. Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Bibbiena ha una parte importante. Certo. E secondo lei è, fra virgolette, sfruttato bene questa carta che propone per il territorio? Allora, il parco, io devo dire questo, potrebbe essere sfruttato sicuramente molto meglio. Ricordo che quando proponevano il parco del Casentino, sembrava che il parco portasse lavoro a tutto e a tutti, poi purtroppo la realtà non è questa, andrebbe sicuramente sviluppato di più e andrebbe sicuramente fatto conoscere ancora di più a tante realtà. Senta, e a turisti. Visto che il tempo è velocissimo, stiamo per concludere, un attimo però una focalizzazione sulla crisi economica che sta colpendo la sua zona, in particolare proprio l'area industriale di Bibbiena e Soci. Il Casentino, ripeto, è un territorio disagiato, è un territorio che ha bisogno di aiuti regionali, ha bisogno di aiuti nazionali. È una valle bellissima, meravigliosa, piena di storia, cultura e abbiamo dei prodotti anche gastronomici, me lo faccia dire, meravigliosi. E però deve essere valorizzato, apprezzato e non bisogna disegnare una Toscana di serie A e una Toscana di serie B. Dobbiamo cercare di portare avanti tutti quanti i territori perché è la nostra identità, sono la nostra dignità e sono soprattutto la nostra vita, perché altrimenti rischiamo veramente di fare un tracollo più grosso di quello che si pensa. Bene, lei è stato più preciso di un orologio svizzero, ringrazio Gianni Brogi e anche Francesco Sonati per essere stati qui con noi in questa puntata del 22 marzo di Spunti di Vista, ci rivediamo la prossima settimana. Però mi lasci una curiosità, nel 1860 se lei fosse stato lì presente, avrebbe votato sì o no al referendum? Sicuramente, all'Italia. Sicuramente no, perché la mentalità era quella e non c'era tutta questa comunicazione. Quindi, Gianni Brogi versione Granduca, va bene? Grazie. Ci vediamo con Spunti di Vista la prossima settimana. Grazie a tutti.